tutto rugby, noi ci alleniamo come sempre con Paul Griffin. Ce lo aspettavamo, lo sappiamo tutti, dopo più di 40 giorni, tutto rimandato al 3 di maggio. Bloccata l'economia, i morti che non tendono ancora a diminuire, bisogna restare a casa, questo è l'ordine. Poche semplici regole, ma che dobbiamo attuare tutti. Lavarsi spesso, spessissimo le mani, con sapone, evitare di toccarsi naso, bocca ed occhi con le proprie mani e soprattutto mantenere una distanza di sicurezza da chiunque di almeno un metro. Soltanto poche categorie lavorative possono continuare a lavorare, ve lo ricordo, si può uscire per fare la spesa, evitiamo le calche, siamo sotto Pasqua, non vi dico ma lo saprete benissimo cosa sta succedendo all'interno dei supermercati. Non si fa altro che diminuire la distanza di sicurezza e creare soltanto altri problemi. Si può uscire per far controllare, speriamo di no, determinate condizioni fisiche. Ci alleniamo con Paul Griffin. Paul Griffin, ex mediano di Ital Rugby, della nostra nazionale, almeno 3 skills al giorno, 3 esercizi, non soltanto per i rugbisti, ve lo ricordo, ma teoricamente possono fare tutti. Un corpo, un fisico in allenamento, in esercizio, come me, ovvero lo smart working, sono in pole position, sulla mia solita posizione, sulla cicletta. Mi tengo allenato, questo dovrebbe darci una mano a sconfiggere il coronavirus. Ve lo ricordo, è una cosa che mi fa particolarmente piacere. Il rugby è stato il primo a bloccare la stagione sportiva 2019-2020, ci sta seguendo il basket, qualcun altro intende non fermarsi, ma francamente sono problemi loro. Noi pensiamo alla palla ovale, noi pensiamo alla palla sporta. Che altro aggiungere? Testa bassa, palla ben stretta, placchiamo il coronavirus. Saluti ovali a tutti. Buongiorno a tutti, eccole qua, giorno 12, domenica, che ormai tutti i giorni sono uguali adesso, quindi domenica siamo qui a fare 19 mountain crabs, 21 squat pulls, 15 press up kicks, 21 sit up knee hops e 75 secondi di plank. Quindi oggi è una domenica, come dicevo prima, però possiamo dire che, non so se avete visto il film Groundhog Day, però l'effetto Groundhog Day, questa quarantena, che siamo tutti dei tempi diversi, però noi ufficialmente come famiglia siamo a casa da 27 giorni e quindi si sta, vabbè, si fa come si deve. Partiamo, andiamo a 1000 stamattina per bruciarla e farla e poi dopo ci parliamo. Se qualcuno ha qualche domanda o vuole fare due chiacchiere, si fa sempre piacere. Three.
attimo. Oh, le spalle. Non capisco come sei. Yeah.
E tu? Ciao Samuele. Oh, pace. Come? Scusate, ma sono mezzo fiacco stamattina. Pazzi, cheese is. What's happening? Don't get a few bloody likes going on here, a few waves. Lofty, how are you, brother? How are you, well, mate? Okay, excuse me, give me 4 seconds. 7 secondi, giovane. 75 secondi, black. Per fare tutto. Poi il giorno 12 fatto, come dicevo prima, adesso siamo ufficialmente 27 giorni a casa, la scuola, tutto. Ciao Alessandro, bravo, 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 buona domenica anche a te e buon lavoro, mi raccomando, stai salve, stai bene, stammi bene. Ciao Samuele, pace, com'è? Bene, famiglia, tutto a posto? Mancano 30 secondi, il giorno 12, posso dirvi che gli addominali non ho mai avuto così, sono, oh, non dico mai, fero, però comunque facendo tutte queste tenute con i mountain crabs, con i press up kicks e con queste tenute qua, comunque sta cambiando qualcosa, meno male. 5, 3, 2, 1, 75 fatti. Oh, buona domenica a tutti. Oggi spero che da voi, che il tempo è sempre bello. Se uscite ad andare fuori nel giardino o sul balcone, purtroppo oggi qua, ieri c'erano 20 gradi, oggi sono 11 fuori, che non è malissimo. Però il sole non c'è, quindi vediamo. Calo, esatto, ho bruciato compagnia di ieri sera sicuramente, e qualcosa in più. Poi ieri c'è una grandissima riunione tra quattro vecchi neozelandesi che vivono qua in Italia, e io, Giorno Carangi, Kelly Rolston da Piacenza, Giorno Carangi da Milano, e Troy Nathan da Torino, e ho volato un po' di birra, un po' di risate, qualcosa almeno per mantenerci anche sano e vedere gli amici e raccontare esattamente la stessa cosa, perché lì siamo tutti vivendo lo stesso momento, la stessa situazione, quindi è sempre bello di avere questo sostegno dai nostri amici, nostre famiglie, nostri più vicini. Oh, Philip, get into Ruffalo and enjoy. Anyway, buona giornata a tutti. Ciao Joe, ciao Manu, Magli, cacchio, tanti anni. Tanti, un abbraccio a tutti, ricordatevi che domani alle 11 più o meno siamo presenti per giorno 13, concludiamo marzo, aspettiamo che tutto torni alla normalità, speriamo più presto possibile. Buona domenica a tutti, grazie Novella, ciao Joe, peace out and love, ciao.